Posso dire con grande soddisfazione che è stato un momento importante, un momento di vicinanza, un momento nel quale mi sono sentito immerso nel mio mondo, nel mondo marinaro, con tanta gente, con tanti ragazzi del nautico, con insegnanti del nautico, con gente che in realtà semina ancora la cultura nautica che purtroppo nel nostro paese ha subito un abbattimento a partire da metà degli anni Ottanta. Comunque mi auguro che l'energia che il Collegio dei Capitani e posso dire con piena convinzione l'energia che sta spendendo in questi cammini il Capitano D'Alesio possa raccogliere, possa trovare, possa produrre quelli che sono i risultati più ambiti, quelli che sono i risultati che tutti attendono, innanzitutto per quanto riguarda il miglioramento di una serie di processi, quali la formazione, una serie di altri problemi che riguardano l'istruzione, perché non è possibile che i ragazzi diplomati al nautico devono fare dei corsi di allineamento fuori da quelli che sono i vari livelli dell'istruzione. Questo dovrebbe in qualche maniera subire un cambiamento, subire un'evoluzione. E poi una cosa molto importante che ci addolora, perché a differenza di quanto accade negli altri paesi, nel nostro paese, senza una giusta motivazione, senza una plausibile motivazione, sono stati azzerati i titoli professionali marittimi, quelli che erano contenuti all'articolo 123 del Codice della Navigazione. Per cui, mentre prima gli ufficiali avevano un titolo professionale e un grado, una qualifica nella vita lavorativa a bordo, oggi non hanno più questa doppia, diciamo così, personalità professionale. Oggi le autorità rilasciano a questi ufficiali, ma solo in Italia c'è da dire, un certificato di competenza sul quale si legge senza mezzi termini: il marittimo in possesso di questo certificato può imbarcare da comandante su una nave di bandiera italiana superiore a 3.000 tonnellate, poi anche per altri livelli di tonnellaggio, però eccoci, questa è una cosa che ci offende, perché in tutti i paesi del mondo gli ufficiali hanno la qualifica, hanno il titolo e hanno il certificato di competenza che viene rilasciato a norma e nel rispetto dei contenuti della AIMO-STCV, che è la norma internazionale che disciplina il rilascio dei titoli professionali per quanto riguarda le certificazioni.